Buongiorno a tutti amici e amiche di CB Rides. Oggi vedremo un video diverso dal solito, in quanto non vi porterò in una delle mie uscite, ma vedremo come proteggerci dal freddo o magari come sentire meno freddo, in quanto parecchi di noi interrompono l'assicurazione durante il periodo invernale e altrettanti invece utilizzano la loro moto o lo scooter per andare al lavoro, come sto facendo io in questo momento. Quindi partendo dalla testa e finendo ai piedi, andremo a vedere come è possibile proteggerci dal freddo. Allora, tutti bene o male abbiamo un casco che ci protegge dal freddo, che sia esso integrale o comunque jet. Ma per stare sicuramente più caldi è possibile indossare un sottocasco, tipo un passamontagna, in modo tale che non sentiremo né il vento che entra da sotto la gola, se magari non abbiamo appunto il coprimento, non so come si chiama, e sia il vento che entra dalla visiera nel caso viaggiassimo o camminassimo comunque con la visiera aperta, come sto facendo io in questo momento. Mi sa che comunque conviene chiuderlo, però. In base al materiale di cui sarà fatto il nostro passamontagna, vai, lo possiamo riutilizzare anche in altri sport o in altri momenti. Per esempio, se ne prendiamo uno abbastanza pesante, lo possiamo usare per andare per esempio a sciare oppure andare in bicicletta. Quando andiamo in bicicletta ci possiamo mettere questo passamontagna che abbiamo preso un po' più pesante, così stiamo caldi anche in moto. Oppure se viene preso per esempio un cotone, è possibile riutilizzarlo nel periodo estivo, non tanto per il freddo, perché mamma mia, fa già troppo caldo col casco, ma tanto per una questione di pulizia. No, mi sa che conviene aprire la visiera, in quanto quando suderemo il nostro sudore non verrà assorbito dal casco, quindi il casco non puzzerà, prego, non sarà bagnato, non si ingialliranno gli interni, non si rovineranno, eccetera, ma verrà assorbito dal passamontagna. Quindi basta lavare il passamontagna, mamma mia che traffico, e tutto sarà pulito. Passando alle mani invece, che è un'altra parte del nostro corpo molto esposta al vento e al freddo pungente, possiamo utilizzare un paio di guanti. Naturalmente ci sono guanti per l'inverno e per l'estate, ci sono differenti tipi di guanti, eccetera eccetera. La cosa ideale sarebbe comprare appunto un guanto invernale. Sì ragazzi, sto ancora dormendo, quindi se dico una parola per un'altra non preoccupatevi, in quanto quelli sono fatti apposta in diversi strati per attutire il gelo. Però nel caso in cui avessimo già un paio di guanti estivi come i miei, in questo caso, questi qua sono praticamente estivi, infatti il freddo lo sento tutto, possiamo mettere un sottoguanto che può essere anch'esso di diversi materiali, dal più economico, ovvero guanti in lattice, di quelli usa e getta, tipo che si usano per esempio in ospedale o che comunque usano i dottori, in quanto quelli essendo lattici, quindi simili alla gomma, bloccano completamente, questo che è deciso che cammino, no, vabbè, il freddo. Oppure un guanto in pile, con un paio d'euro ce ne usciamo, ma comunque deve essere bello aderente alla mano, in quanto mettendo un guanto, scusate il gioco di parole, sotto l'altro guanto, diciamo quello principale, per esempio il mio è super aderente alla mano, andando a mettere quel guanto da sotto diventerebbe molto più stretto. Quindi la soluzione sarebbe quello di provarsi il sottoguanto insieme al guanto prima di acquistarlo, per poi non rimanere fregati quando andiamo a mettere il guanto che ci entra. Oppure per tenere le calde le nostre mani possiamo comprare le cosiddette manopole riscaldate, che all'occorrenza si accendono o si spengono, quindi non abbiamo il rischio di dimenticarci guanti o sottoguanto a casa, e nel caso dovessimo uscire pensando che non fa parecchio freddo, ma in realtà poi il freddo c'è, accendiamo le manopole e il gioco è fatto, abbiamo le mani calde.
Il contro è che costicchi un po' di più rispetto ai sottoguanti. Il pro invece è che appunto non ce lo scordiamo mai. Poi per la testa dimenticavo, ecco, ora mi sono ricordato che ho riabbassato il visierino perché fa troppo freddo in faccia e gli occhi a malapena riescono a stare aperti. Per evitare l'appannamento della visiera, perché quando noi giriamo con la visiera aperta giustamente si appanna la visiera, possiamo comprare o caschi con visiere antiappannante. Però se già abbiamo il casco, le soluzioni sono due: o compriamo solo la visiera, o se abbiamo più caschi possiamo comprare il cosiddetto pin lock, che è tipo una pellicola che si inserisce sulla visiera da dentro al casco. Se questo mi fa passare, forse ok. Ecco, la devo riaprire perché giustamente sta fermo nel traffico, si è appannata. Ora possiamo passare invece al petto comunque o alle braccia. Molto genericamente possiamo comprare una giacca per il periodo invernale, sicuramente non di pelle, manco durante il periodo estivo, perché anche se la pelle fa figo, la pelle è gelida d'inverno e calda d'estate, quindi il contrario di quello che servirebbe a noi. Quindi una bella giacca invernale, se con le protezioni meglio, altrimenti anche una giacca comunque bella imbottita. Se prendiamo una giacca di pelle, per stare caldi durante il periodo invernale, assicuriamoci che sia possibile inserire una giacca o un gilet antivento da sotto. Infatti questa che ho io della XS c'ha un gilet antivento che messo da sotto mi tiene ben caldo. Se non vogliamo spendere molti soldi per una giacca, perché alla fine anche giacche, se le prendiamo tecniche, costicchiano abbastanza, possiamo prendere una maglietta termica. Però la maglietta termica, perché quella costano molto di meno rispetto a una giacca, però il conto della maglietta termica è che andando da sotto addirittura la maglietta normale, se facciamo un lavoro d'ufficio moriremo dal caldo, perché in ufficio aria condizionata, maglietta termica, stiamo a scherzare. E quindi poi iniziamo a puzzare. Per evitare ciò possiamo mettere una maglietta intima, cioè una canottiera in cotone, che bene o male è come se non ce l'abbiamo e ci tiene leggermente più caldo rispetto alla sola magliettina. Ok, siamo passati pure di qua. Per le gambe invece, perché soprattutto chi ha una naked è svantaggiato, possiamo indossare anche qua pantaloni termici per stare veramente caldi. Però lo svantaggio è sempre quello dell'ufficio, però bene o male se sudiamo le gambe non puzziamo, quindi anzi staremo più caldi pure, perché mantenendo caldi i piedi e le gambe staremo più caldi, quindi il problema è risolto. Mentre per chi ha uno scooter invece, o comunque una moto alla quale si può attaccare, perché che ne sappiamo, magari si trova l'escamotage per attaccarne uno generale, è possibile usare il termoscudo, la cosiddetta copertina. Che di queste copertine esistono svariati tipi: ci sono quelle normali, quelle autoriscaldanti e poi abbiamo diverse tipologie, in quanto o troviamo quelle specifiche per la nostra moto barra scooter, o comunque abbiamo quelle generali. E di queste esistono diversi tipi, ovvero quelle che rimangono fisse attaccate allo scooter, oppure quelle che possiamo comunque rimuovere, oppure quelle che si mettono tipo bavaglino, quindi appesi al collo e non attaccati allo scooter, e altri modelli. Quindi qua sta a voi trovare quello che è più comodo. Naturalmente quello adatto per il vostro scooter o vostra moto è molto più comodo, perché è fatto apposta per seguire le forme del mezzo. Invece se ne prendete uno generico, un filetto d'aria potrebbe entrare da qualche parte. Finite le gambe, passiamo ai piedi. Per i piedi l'unica soluzione è indossare un paio di calzettoni caldi, un paio di scarpe abbastanza pesanti, calde, quindi scarpe belle invernali, meglio ancora se anche antipioggia. E ora di modelli scarpe antipioggia non ne conosco bene, ma vi posso dire che i modelli, quelli della Geox, Amphibiox, l'acqua non trapassa. Infatti quando ha piovuto qualche giorno fa praticamente sembrava tipo che slittavo
sull'acqua, come mettevo i piedi appunto per testare l'impermeabilità delle scarpe, e devo dire che non è passata un filo d'acqua. A proposito di pioggia, invece, perché è uno dei problemi principali dell'inverno, cioè la pioggia, arriviamo tutti bagnati, abbiamo paura, non ci sono problemi, si vendono le cosiddette tute per la pioggia, composte appunto da giacca, tipo Kiwi, pantalone fatto dallo stesso materiale della giacca, quindi dello stesso materiale del Kiwi, e gli scarponcini fatti del medesimo materiale, in modo tale che quando piove noi ci imbacucchiamo tutta con questa tuta e l'acqua non passa. Io la prima che ho preso mi sono trovato bene, vi condivido l'urlo di Amazon qui nei commenti. Credo di aver ricoperto tutte le aree del nostro corpo soggette a freddo. Se non l'ho fatto, scrivetemelo nei commenti che vedremo di fare un secondo video sulle cose che ho saltato. Spero che il video vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao ragazzi, grazie per aver visto questo video. Naturalmente iscrivetevi al canale e mettete mi piace al video. Ciao ciao!